Dissi, me lo ricordo in una puntata, spero che almeno si metta fine a questo scandaloso balletto tra regioni e governo e sindaci. Mi sembra, dalle notizie che stanno uscendo, che siamo di nuovo alle solite, con rischio ovviamente di strumentalizzazione politica, perché gran parte delle regioni italiane sono in mano dalla destra. Che pensi? Guarda, io sono rimasto piuttosto sorpreso, al di là di tutte le critiche che possiamo e dobbiamo fare al governo e alle regioni, di un fatto specifico storico che è nero su bianco. Il 12 ottobre, viene inviato a tutte le regioni un documento di 115 pagine di prevenzione e risposta al Covid-19, concordato tra Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità e Coordinamento Regioni e Province. Cosa c'è detto in quel documento? Che arrivati a certi livelli di contagio, di ospedali pieni, eccetera, si sarebbe preso le decisioni che sono state prese settimana scorsa, cioè di chiudere alle 18 per evitare la movida. Tutti d'accordo. Dopodiché si dice anche, se aumentano ancora quei dati, tutti d'accordo, le regioni, il governo, l'Istituto Superiore della Sanità, si arriva al lockdown, per delle aree. Erano tutti d'accordo, dopodiché si tratta di metterle in pratica. Ora, io mi rendo conto che la situazione in Europa è una situazione insostenibile. Al contrario di quello che ha detto Bissani, dove hanno fatto i lockdown, hanno chiuso ristoranti, bar, l'hanno fatto in Francia, lo stanno facendo persino in Germania, l'ha fatto in Inghilterra, Non l'hanno eccetera. fatto Mi Gomez. rendo conto. Non No, lo ha parlato hanno Bissani, per ancora favore si fatto. informi. Ah, Io beh, certo, sono in l'hanno contatto con i annunciato. ristoratori. Non L'hanno lo hanno ancora annunciato. fatto. Bissani l'ha visto il discorso di Boris Johnson? L'hanno annunciato per i 3 giorni successivi. Ma non ci prende in giro, Bissani, per Sì, favore, guarda. eh? Non sono chiusi oggi, sono chiusi dopodomani. Sì, Siamo non so, seri, non ancora non formiamo. sono No, chiusi. Bissani, Bissani. Noi abbiamo un ruolo pubblico perché siamo in televisione. Se noi diciamo che non sono chiusi, ma sappiamo che sono chiusi fra 2 giorni, è come dire guardate che gli anni fanno diverso. E questo non è per difendere nessuno, ma per la verità dei fatti e per ricordare, come ha detto Mattarella, che se siamo in un periodo difficilissimo in cui lei, Vissane, e tutti i suoi colleghi sta soffrendo pene d'inferno ed è giusto che chiedate soldi, che Ma veniate noi non risarciti, chiediamo eccetera. soldi, La cosa di cui non possiamo, mi Gomez, lascia non finire, chiediamo soldi noi. la cosa di cui non possiamo permetterci è dividerci. Lei ha chiesto prima, Bissani, ma questi 300 morti come se non esistessero, ma li ha visti gli ospedali, le immagini di Napoli mostrate prima da questa trasmissione? Sono false? Poi discutiamo di chi sono le responsabilità. Allora cerchiamo di Basta con queste non dire responsabilità. cose Ma sbagliate, no, perché basta sennò con qualcuno queste. che ci Io non ho guarda detto. può pensare che la pandemia non esista, che i Io. morti non esistano, che non si stiano Scusa, riempiendo posso solo al rispondere? 25%. Cerchiamo di essere seri, Ma poi sono tutti discutiamo 300 giustamente morti di dei suoi problemi. Covid? Questa è la domanda che devo farle. Che sta dicendo? Per piacere, sono tutti morti di Covid queste 300 persone? O di infarto, o di tumori, o roba varia? Per piacere. Se vuoi mettere tutto al mazzo, ma non dica stupidaggine, Gomez, per piacere, lei difende il Fatto Quotidiano, io sono un uomo libero. Per piacere, non Bissani, dica lei è così. un uomo disinformato. No, io Gliela sono, spiego piano. no, perché Gliela io sono spiego contatti piano. in Francia, in No, Germania e le lei dico che gliela lavorano. spiego. Lavorano! Ma ha visto le date che hanno dato di chiusura? Sono successive alla dichiarazione. Comunque gliela spiego piano sui morti. Sì. Man mano che gli ospedali si riempiono e si sta cercando di evitare questo per responsabilità che sono state, di cui si è parlato in questa trasmissione, altre persone che dovrebbero essere ricoverate negli ospedali non hanno più spazio. Perché tutta Europa sta seguendo questa strategia? Perché l'unica strategia che hanno in mano Dovevano può essere un sbagliata. attimo, un attimo, Può essere sbagliata. un Prendo attimo, atto un che attimo. Bissani ne ha un'altra. Allora, Ne prendo atto. Però no, Vissani, Massimo, io mi no, rivolgo anche a però, te. Massimo, mi rivolgo anche a te. Le sì. informazioni però scorrette non No, no, possiamo permettere che Vissani, vengano date, perché dire no, che no, ma chiude fra io, 2 giorni e allora non è vero che non è no, no, chiuso. Lo sto, sai che c'è il lockdown in Francia, ma sai che c'è in Germania.
Germania. Lo stiamo... è stato dichiarato. Non lo sapevamo che c'era questo lockdown. Allora... allora è chiaro, Missani. Allora, possiamo discutere su tutto, ma sì, non sì. su queste cose. Missani, la definire il giorno poco conta. La decisione dei numeri uno di Francia, Germania e Inghilterra va in quella zona. Inevitabilmente, l'ha detto anche Boris Johnson e altri, quindi la correttezza di informazione è questa. Oggi, in questo momento, mentre tu parli, no. Però poi chiederemo alla Moretti cosa sta succedendo.